eccellenza. Grazie. Dicevo, la ringrazio, siamo veramente contenti della sua presenza. In realtà la sua presenza è costante anche quando non è qua fisicamente, perché devo dare atto di una profonda vicinanza alle nostre amministrazioni, a tutte le amministrazioni locali. Io ho avuto modo anche di parlare spesso con lei anche per le problematiche che riguardano l'acqua, che riguardano i rifiuti, ma non so, su questi aspetti lei è sempre un punto di riferimento. Peraltro è un piacere anche ascoltarla, perché riesce, come dire, a una visione veramente ampia su tutti i temi, non necessariamente magari prettamente amministrativi o che riguardano la semplice gestione. Quindi ancora più bello, ancora più stimolante ascoltare e sentire le sue opinioni. Oggi siamo tutti presenti, il sindaco, il vice sindaco, gli assessori, il consiglio comunale, tutti i consiglieri comunali, e poi ho avuto il piacere di invitare una rappresentanza della nostra scolaresca. La preside, purtroppo per altri impegni, la professoressa Ottilla è assente, però anche lei naturalmente le porge il suo saluto. Abbiamo la presenza dei nostri vicepresidi, che posso dire tengono in piedi la nostra struttura. Peraltro questo è stato un anno particolare, perché purtroppo quest'anno abbiamo perso l'autonomia scolastica, perché i nostri ragazzi chiaramente non siamo riusciti a mantenerla per diversi anni con tanti sacrifici, ma quest'anno non ci consentivano assolutamente di mantenerla. Però ho voluto che fosse presente una nostra rappresentanza, che noi crediamo tantissimo nei giovani. I nostri ragazzi sono stati sempre un esempio, un bando in tutta la provincia per lo studio, per le loro capacità. Quindi mi faceva veramente piacere che fossero presenti, che fosse presente il nostro futuro in questa splendida occasione. Grotte è un paese come tutti gli altri, abbiamo tante difficoltà, però c'è una grandissima voglia di lavorare, di andare avanti, diverse iniziative che abbiamo realizzato in tutti i settori. C'è veramente una grande voglia di fare bene, di fare veramente bene. Voglio sottolineare in particolare la grande collaborazione con tutte le istituzioni, a partire dai Carabinieri. Infatti voglio rappresentare come l'amministrazione comunale da subito abbia in maniera molto propositiva e concreta posto in essere un'attività di collaborazione, una sinergia veramente importante con l'Arma dei Carabinieri, che è presente appunto nel nostro territorio. Per questo lo voglio sottolineare, come la legalità, come il rispetto alle regole da sempre, e in particolare anche durante questo mio secondo mandato, in cui già sono al sesto anno, ho avuto il piacere e la fortuna di essere rieletto l'anno scorso, e quindi diciamo questo è stato uno degli elementi caratterizzanti di questa amministrazione. Ora non voglio dire più nulla, perché bisogna essere brevi. Le rinnovo veramente il mio ringraziamento, naturalmente il mio nome di tutta la città, che mi porta il saluto di tutta la città di Grotta. Le ringrazio veramente per essere oggi qua con noi. Eccellenza, benvenuto a Grotta, benvenuto in questa aula consigliare. Quindi mi corre l'obbligo di portare il saluto mio personale in qualità di Presidente del Consiglio Comunale e di tutti i consiglieri comunali che mi onoro di rappresentare. Poco fa il prefetto ci parlava di lavorare per il bene comune. Noi veniamo da una seduta di Consiglio Comunale dove su alcuni temi importanti del nostro comune abbiamo votato delle deliberazioni all'unanimità. Non succede spesso, parla del ruolo di opposizione e ruolo di maggioranza. Questo Consiglio Comunale si contraddistingue per una vivacità di dibattito, però anche per una sintesi, e sulle tematiche dove c'è il bene comune questo Consiglio Comunale si è sempre trovato pronto a rispondere unanimamente. Eccellenza, io le voglio, siamo onorati innanzitutto di averla presente oggi qua nell'aula consigliare. Spesso gli enti locali sono il terminale più esposto del nostro sistema istituzionale, quindi noi siamo esposti a tutte le esigenze della comunità, esigenze più o meno grandi e con cui l'ente locale a volte non può fare fronte. Avere oggi la presenza del prefetto accanto a noi, accanto all'istituzione locale, per noi
è motivo di orgoglio, ma è motivo di incoraggiamento, perché lo Stato ci è vicino. Lei rappresenta lo Stato nella provincia di Agrigento, lo Stato ci è vicino. E noi quindi è uno sprone, uno stimolo per andare avanti. Eccellenza, questo è un momento importante che ricorderemo sempre. Benvenuto a Grotte, sempre grande collaborazione tra noi istituzioni. Grazie. A suggello di questo momento preparando la tipografia. Un piccolo dono. Grazie. Comune di Grotte, libero consorzio comunale di Agrigento. A sua eccellenza il prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano, in occasione della visita istituzionale al comune di Grotte. Presidente del consiglio comunale Angelo Carlisi e sindaco Alfonso Provvidenza. Grotte, 24 maggio 2024. Io ringrazio molto il mio sindaco, il Presidente del Consiglio, ma attraverso loro ringrazio tutti, i presenti e tutti i cittadini di Grotte, per questa ospitalità squisita, affettuosa di lei e graditissima. Ha detto poco fa il Presidente che il Prefetto, lo dico ai ragazzi, lo devo fare oggi, devo rivolgermi soprattutto a loro, mi perdoneranno i più vecchi come me, o meno di me, ma comunque più anziani dei ragazzi, che di questa mia impostazione. Giusto per parlare con loro. Innanzitutto chiedendogli di che classe siete esattamente, scuole medie immagino, dalla prima alla terza, tutti terze? Oggi la nostra scuola partecipa ad un concorso musicale, quindi questi sono i ragazzi che non fanno strumenti musicali. Non era possibile, cioè, ok, allora vi dirò altre cose che vi saranno utili altrettanto quanto la musica. La musica è bellissima, io suono al pianoforte, mi piace molto, suono male però, infatti poi ho fatto legge. Però è molto importante anche capire alcune cose di come funziona la società. D'altro canto, arte e cultura vanno a braccetto. L'arte serve certe volte a riassumere un concetto. Uno vede un quadro e riassume in sé tutto un concetto. E la cultura serve ad approfondire, ad analizzare, a capire le cose. Perché quello che la scuola vi vuole insegnare è questo, soprattutto. Non ce la fa insegnare tutto, tutto lo scibile umano è impossibile, per quello c'è un equilibrio. Ma vi insegna a capire, a interpretare il mondo, che non è semplice. Quando avevo la vostra età mi chiedevo ogni tanto, e se rimanessi solo, come farei? Devo lavorare, devo pagare le tasse, come si pagano le tasse? Come si guida la macchina? Mi facevo un sacco di domande, perché ovviamente ero ancora piccolo e non avevo imparato queste cose, ma soprattutto mi mancava l'idea di capire come funziona il mondo. Ora non è che l'abbia capito ora, però qualche cosina in più col tempo, l'esperienza della. Quindi ringrazio anche la scuola, una persona delle vicepresidi, che oggi diventano particolarmente preziose come figure, perché col fatto che l'autonomia scolastica abbia portato il paradosso di meno autonomia dei singoli plessi, istituti, perché sono accorpati, non ci può essere un dirigente dello Stato per ogni 300 comuni, è chiaro, è un dirigente, una figura apicale, si crea una massa critica adeguata, per cui le scuole dei singoli comuni spesso perdono per così dire l'autonomia. Ma non la perdono come istituto, semplicemente la sede della presidenza non è più in questo comune ma in un altro comune. E naturalmente invece la presenza quotidiana è dei vicepresidi. E questo rende la loro figura ancora più importante di quanto non fosse in passato, per capire bene. Quindi voglio rendere omaggio alla vostra funzione, al vostro difficile lavoro, come a quello naturalmente di tutti gli insegnanti. Credo che sia uno dei lavori più difficili sulla faccia della terra. Se pensate quanto sarà difficile per le maestre elementari insegnare a leggere e scrivere. Non sapete dove cominciare. Cosa... Noi abbiamo a che fare con adulti nel nostro lavoro, quindi diamo per scontate tante cose. Ci viene più facile interloquire direttamente, non sempre, a volte è difficile e molto imbarazzante, ma sono casi di vita, per fortuna. Però spieghiamo ai ragazzi un po' che cosa sta a fare questo personaggio davanti a loro oggi. Dunque, io sono il prefetto della provincia di Agrigento. Il presidente del consiglio, qui c'è Nato Pocanzi, ha detto che il prefetto è il più alto rappresentante dello Stato. Come altezza fisica più o meno, ma che significa alto, perché poi il concetto di potere è un concetto complesso. Il potere, ragazzi, non dovrebbe esistere come tale, quello che dovrebbe esistere è la funzione, cioè a cosa serve, a che serve il prefetto. È una domanda molto difficile per la risposta, perché è una figura tipica solo di alcuni ordinamenti del mondo, di quello italiano, di quello francese, qualcosa c'è quello spagnolo, che serve a raccordare, a fare rete. Poi ha dei poteri, per carità comanda le forze di polizia, le coordina, le gestisce, però la cosa importante.
importante è raccordare, mettere d'accordo, mettere attorno a un tavolo tutte le figure pubbliche che sono presenti in un territorio per cercare di trovare delle soluzioni condivise ai problemi più complessi. Il sindaco poco fa ha parlato di crisi idrica e di crisi strutturale dei rifiuti. E sono due temi molto difficili e molto complicati. Lo dico per gli adulti, non è detto che li risolviamo, però almeno ce ne facciamo carico per fare qualcosa. Perché non farsene carico, penso che sia la colpa maggiore da parte della classe dirigente di questo paese, di questa regione, paese inteso in senso ampio. Non farsi carico dei problemi, non volerli affrontare, non provarci almeno è la colpa più grave. Poi l'insuccesso può essere uno degli esiti, però non provarci è terribile. E allora ragazzi, tocco un argomento che interessa anche a voi. Il prefetto è anche garante della legalità in provincia. Ma che vuol dire legalità? Poco fa il sindaco ha parlato di rispetto delle leggi. Giustissimo, non potrei dire nulla di diverso da questo. Però sapete, c'è un problema. Ogni tanto ci sono delle leggi sbagliate. Volete un esempio? Beh, fino al 1975, per esempio, il diritto di famiglia prevedeva che la moglie dovesse stare sotto il marito, proprio nel senso che obbediva agli ordini del marito sull'indirizzo dato alla vita familiare. Vi sembrava una legge giusta? Però era legge. Allora la legge si può anche cambiare. Certo che finché non si cambia non è che ti puoi mettere da solo a fare la rivoluzione e non rispettare la legge. Però è legittimo anche cambiarla. Quindi la legalità in realtà cosa significa? Non è tanto il rispetto di tutte le leggi scritte in quel momento, vi garantisco che ancora oggi c'è qualche legge sbagliata in giro, specialmente nei dettagli delle amministrazioni comunali. Sindaci, segretari, sappiamo tutti cosa significa trovare delle normative scritte male, contraddittorie, che sarebbero da cambiare e delle quali il legislatore centrale non si rende conto perché non sta sul territorio, quanto sia necessario legiferare in modo più concreto. E allora che si fa? Che cos'è sta legalità se non è il rispetto di tutte le leggi così come sono? La legalità sostanzialmente è il tentativo che fa l'uomo. Siamo tutti tentativi, la perfezione non è di questo mondo. Ci proviamo di scrivere insieme delle leggi che funzionino per tutti. Immaginate le vostre classi che si devono dare delle regole perché dovete condividere insieme qualcosa, fosse anche solo l'organizzazione di un torneo di calcetto. Le regole ve le dovete dare. Allora chi le dà le regole? Il professore. È molto più stimolante che il professore vi dica ragazzi scrivete voi il regolamento, vediamo cosa viene fuori. E nel darsi queste regole ci saranno idee diverse. Pensate a qualcuno di voi segue il calcio? Pensate a quando è stata introdotta, forse non ve lo ricordate, la moviola, prima non c'era. Come si chiama? Il bar prima non c'era. E prima di introdurlo c'è stato un ampio dibattito, ci vuole, non ci vuole, decide l'arbitro, decide il guardaline. Non vi dico anni e anni di discussioni su questo, adesso il VAR è una regola. È una regola che si è dato il mondo del calcio. Poi fate magari un torneo dice che fa, mettiamo il VAR o no? Non so che il VAR costa molto, ma con un telefonino si può riprendere, insomma, per vedere se c'era o non c'era il fuorigioco. È chiaro? Poi a quelli che non si intendono di calcio lo spiegate qua. Scrivere le regole è complicato, perché bisogna essere d'accordo, ma tutti d'accordo è impossibile. Allora si vota a maggioranza. Quest'anno i ragazzi vogliono fare una gita scolastica, dove farla? Su questo non mi fanno votare, non lo so. Però sarebbe carino vedere cosa viene fuori da un dibattito. Vogliamo andare a Eurodisney perché non ci interessa niente della cultura dei musei, d'accordo? Parliamo. Oppure vogliamo andare a vedere il tal museo, il Colosseo a Roma, una cosa del genere. Vediamo cosa viene fuori. Sarebbe responsabilizzante e interessante coinvolgere i ragazzi, ma attenzione! Deve venire fuori però un'idea singola, non si può fare una gita scolastica diversa da quello che il pullman uno è. Bisogna stare tutti su quel pullman e andare tutti in un posto. Ecco, scrivere le regole è complicato. E allora la legalità cos'è se non è e non è rispettare tutte le regole che piovono dall'alto senza farsi domande? La legalità è soprattutto rispettare una sola regola, una sola, che sta scritta in filigrana dietro tutte le leggi. Che significa? Ragionare come una comunità. Rispettate il vostro prossimo, rispettate il concetto che non è che uno si alza e fa di testa sua in qualsiasi momento gli gira in testa, ma che siamo una comunità, dobbiamo ragionare insieme. La base delle norme, cioè delle regole, perché esistono le regole? Se uno rimanesse solo sulla terra, l'ultimo uomo o l'ultima donna sulla faccia della terra, non avrebbe nessuna regola da rispettare. Mi va di mangiare a mezzogiorno, mi va di mangiare alle 3, è uguale. A casa vostra la mamma di solito tenderebbe a fare
che chiaramente c'è una famiglia, e non è che quella può cucinare ogni ora per quattro persone diverse, quello perché ci sono alcuni uomini che cucinano, a cui fa anche piacere, per cui può essere anche il papà, ci auguriamo. Ebbene, le regole quindi servono non tanto per le regole in sé, il formalismo, ma per la sostanza di sentirsi una comunità. Il sindaco poco fa lo ha detto, perché ne parlavamo della sua stanza, di quanto è importante che un intero comune si senta comunità, anche se c'è chi vince le elezioni e c'è chi le perde. Ma chi le perde deve avere la sua voce, deve poter contribuire a formare le norme. E poi la legalità è anche onestà. Facciamo di nuovo l'esempio della partita di calcetto. Allora, dovete scegliere per un torneo i più bravi, secondo me i più bravi, lo so, ditemi voi, chi scegliete nell'ambito della vostra scuola per andare a giocare contro la scuola di Racalmuto, per esempio. Torneo scolastico Rotte Racalmuto. Scegliete i più bravi o i più scarsi? Più bravi, giusto? Ma se uno dei più scarsi è bravissimo in matematica e ti dice che in cambio mi passa il compito? Che fare? Domanda difficile questa. Lo so che è difficile, tu prendi una domanda bellissima. Capite? L'onestà è quella. L'onestà è addirittura sacrificarsi, perché se quello mi fa il compito di matematica, io per quest'anno sono a posto, va bene così. È un grande vantaggio personale, però poi la squadra infarcita di blocchi prima o poi rischia di perdere, no? Per dare il torneo, fare vincere per Racalmuto è dura. Proprio questo qua. Sappiate, lo dico per i grandi, che il mio primo contatto con Rotte fu da commissario di Racalmuto, o meglio no. Fu molti, molti anni fa quando lessi quasi tutto Sciascia, un autore che mi piace moltissimo. E naturalmente lessi nel Mare Paura del Vino, che è una delle raccolte più belle di Sciascia, tra l'altro sono dei brani adatti alla proprietà nell'ambito di questa raccolta, fra cui proprio quello che dà il titolo alla raccolta. Vedo qualcuno mi dice lo ha detto. Ebbene, lessi del suo racconto su Grotte, ora Sciascia era Racalmutese, quindi ovviamente era una posizione sua, e racconta sostanzialmente che tutte le autorità in epoca fascista si fermavano a Racalmuto, a Grotte non si fermavano mai. Mi ha spiegato il sindaco che non è vero, perché Sciascia era un grande autore, per carità, tanto rispetto, però sempre Racalmutese era. Quindi questo sì, certo, i polemiche, e quindi nel torneo di calcio non potete permettere di far vincere la squadra di Racalmuto solo per un compito di matematica. Ma non è questione di prezzo, non è che se vi pagano di più semmai vi vendete la composizione. È questione di orgoglio, orgoglio di appartenere a una comunità. E l'orgoglio è anche amore. Per chi fa parte della comunità, non è che dovete innamorarvi di tutti, eh. Amore nel senso di affetto, di volersi bene. È chiaro, no? E volersi bene significa rispettarsi. Infatti, quando si parla di legalità a scuola, si dice la legalità così, io non è che sono contentissimo, non è che sia contentissimo. A me piace quando a scuola si parla di lealtà, di lotta al bullismo, di aiutare i più deboli, di essere sempre solidari con chi è meno fortunato di noi, che possono essere i compagni con i famosi BES, i bisogni educativi speciali, quindi con qualche disabilità, qualche difficoltà. Possono essere anche semplicemente il compagno più timido, che non ha nessuna particolare difficoltà, ma è timido. Quello che non sa fare lo spacchioso, no? Non è che per forza vuole essere, può anche essere meno brillante, ma va aiutato, va voluto bene. Chiaro? E quindi quella è la forma più bella di legalità. Così come quando si parla di antimafia, giustissimo per i grandi, ma ai bambini non possiamo chiedere di combattere la mafia. A parte che non c'è più per fortuna come prima di guerra, del proprio, perciò negli anni 90. Ai bambini possiamo chiedere di condividere sentimenti, di vivere insieme sentimenti buoni che allontanano la ogni possibile falsa legittimazione al delinquere, alla prepotenza, alla violenza. Quindi è questo il nucleo della parola legalità. Detto questo, so che sicuramente siete stati preparati su che cos'è il comune, che cos'è questo palazzo, che cosa fa, ma in due parole ve lo ricordo, è quello che mi porta l'acqua a casa. Poca, lo capisco, è quella che vi fa raccogliere i rifiuti sotto casa, è quello che vi porta con lo scuola nelle scuole, è quello che vi garantisce la mensa scuola. Come si mangia, però? Va bene, ma veramente i ragazzi di scuola media non mangiano.
quanto non abbiamo questa selezione. La scuola dell'infanzia è una classe della scuola, lo mangiano bene. Ecco, il comune è quello che dà il servizio al cittadino. E poi il comune è anche l'autorità. Poco fa è stato detto che il prefetto rappresenta lo Stato, in realtà anche il sindaco rappresenta lo Stato. Il sindaco permette che ciascuno della sua fascia, ragazzi, la posso chiedere. Allora vedete questa fascia, questo è lo stemma del comune di Orte. Ma guardate che sorpresa c'è dietro. C'è lo stemma della Repubblica Italiana, dello Stato. Perché il sindaco sembra uno, ma sono due. Contemporaneamente è sindaco, quindi rappresentante della comunità locale, ma è anche autorità di governo. Quindi siamo colleghi in un certo senso, per questo lavoriamo insieme. Io a livello provinciale e lui a livello locale. Ci sono tante funzioni statali che il comune offre sul territorio. In più, dove non c'è la polizia di Stato, ma solo i carabinieri, il sindaco è anche autorità locale di pubblica sicurezza, quindi ha dei poteri molto importanti, si è visto con il Covid, per esempio. Le ordinanze sindacali erano importanti per garantire la salute, eccetera, eccetera. E anche, aggiungo, per i sindaci più saggi, come so che è lei, per garantire anche un clima che non fosse di caccia alle streghe, ma che garantisse serenità ai cittadini, perché in quegli anni loro l'hanno affrontato negli anni peggiori, hanno fatto 2 anni a casa, anziché a scuola, nel periodo più importante per la loro crescita, non è stato un bene, tutto sommato possiamo dire adesso, e sono stati anni anche di grandi paure del vicino di casa che non fa mai bene. So che gli amministratori più saggi hanno cercato di infondere insieme alla necessaria attenzione sulla sicurezza sanitaria anche una parola buona per garantire anche, come dire, la serenità. È stato difficile, complicato, ma chi è stato più bravo lo ha fatto. Ebbene, da ultimo mi rivolgo agli amministratori, che sono dipendenti anche, mi pare di vedere, dipendenti comunali, ai funzionari, all'OPO, sempre sul discorso rappresentante dello Stato. Lo Stato in realtà sta nei comuni, lo Stato sta nei comuni, lo dico per i grandi questo. Il comune non è la periferia, certo geograficamente se Roma più o meno è al centro dell'Italia, Lampedusa sta all'estremo opposto rispetto a Campione d'Italia, no? Però quello è un senso geografico, la periferia è dove, non è periferia, la periferia semmai è il centro rispetto al cittadino. Il cittadino non chiede al Ministero dei Beni Culturali una certa cosa, lo chiede al comune, tutto viene chiesto al comune, anche quello che non è di competenza comunale viene comunque mediato dal comune, dal sindaco, dagli amministratori, dai dipendenti, dal PO, dai funzionari, e tutto passa dal comune. Quindi il comune è il mattone che forma lo Stato. Se noi togliamo un mattone, perché lo trascuriamo, alla base di una casa, togliere uno, togliere due, su 8.000 che sono questi mattoncini, in comunità sono circa 8.000, e prima o poi cadrà il palazzo, cadrà la casa intera. Quindi è molto importante che abbiamo questo. Chi vi parla è stato commissario, appunto, non solo a Caruto, ma in 7 comuni e una provincia. Quindi ho fatto il suo mestiere parecchie volte e sono perfettamente consapevole della difficoltà e dell'importanza di questo mestiere. Non sempre compreso a livello centrale. Parlavamo prima delle norme, lo dico alla segretaria generale, le norme che vengono fuori ogni tanto sono, come dire, immaginifiche, quasi artistiche più che pratiche. Contengono dei voli indavici. Spesso, io faccio sempre l'esempio delle norme sui rifiuti, vi dico, perdonatemi ragazzi, questa è una cosa che capirete fra qualche anno, lo dico per i grandi, un importante direttore generale, dirigente generale del Ministero dell'Ambiente mi disse davanti al caffè, e aveva ragione, se abolissimo tutte le norme sulla raccolta dei rifiuti probabilmente risolveremo il problema, perché se i rifiuti hanno un valore, il sindaco se li vende è a posto, ma poi ci sono consorzi, giusto che si prende una bella fetta, poi ci sono il problema che non puoi fare impianti, perché sì, li puoi fare, ma prova ad aprire una isola ecologica e già mi dicevo, spero che ce l'abbiate, però abbiamo appena auguri, perché avrà un sacco di difficoltà, ci saranno un sacco di persone contrarie, per il solo fatto che c'è la parola rifiuti dentro, 100 comunali contro rifiuti, rifiuti è sporco. Perché dovete sapere, questo lo dico ai ragazzi, l'atteggiamento verso i rifiuti è sbagliato. E l'atteggiamento di chi dice in questa casa c'è troppa polvere, non voglio quindi l'aspirapolvere, perché c'è la loro polvere dentro. Senza l'aspirapolvere la polvere non la togli. Senza pattumiera, dove li butti i rifiuti? In campagna. La pattumiera sono gli impianti che trattano i rifiuti differenti.
impianti che trattano di differenziali sono impianti industriali, cioè poco da fare. Quando voi prendete una bottiglia di plastica e la mettete dentro il raccoglitore della plastica, poi quello il comune lo deve portare dove si tratta la plastica, in questo caso credo non sia lontanissimo. Lo deve portare la plastica. E vi fa pure bene. Ma se per caso, come è capitato a me quando ero commissario a San Cataldo, devo portarli nel nord Italia, e parliamo dell'umido che pesa tanto, devo pagare 280 euro a tonnellata. Sono arrivato a questo prezzo all'umido, in estate. Mentre il comune di Cinitalia del Friuli, dove importavamo, pagava 36 euro a tonnellata. Non è una sorpresa che i cittadini di San Cataldo paghino una tariffa molto superiore a quella di Cinitalia. E tutto questo perché? Perché non abbiamo gli impianti. E perché non ce l'abbiamo? E qui, ragazzi, questa è complicata. Dice una vecchia frase che delle buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno. Avete mai sentito questa frase? Uno finisce all'inferno per fare del bene, ma è possibile. È possibile perché siamo tutti ecologisti oggi e quindi vediamo questi impianti, li vediamo come inquinanti, brutti, sporchi, produttori di qualcosa di brutto. Però senza questi i rifiuti finiscono dalla strada, perché ci sarà sempre più è difficile conferire il rifiuto. Quando San Cataldo arrivava a quel prezzo, io avevo due camion fermi, ho dovuto accettare un ritardo sostanzialmente. Ho dovuto accettarlo, avevo due camion fermi da diversi giorni, con i cittadini ovviamente erano forconi sotto il comune, per la puzza. Perché se raccogliere, se conferire i rifiuti è difficile, la gente proverà a buttarli da qualche parte, nessuno lo prende. Se a Napoli il comune non fa la raccolta vetro in casa, voi magari non siete mai stati a Napoli, non ci sono palazzi altissimi, senza scale, sono palazzi antichi. È la caratteristica di quella città. E la signora di 70 anni che stava sopra casa mia, era difficile che si portasse il vetro sotto e che poi da lì lo portasse, non guidando, fino all'isola ecologica più vicina che stava a 2,5 km. Capite bene? Però il comune non raccoglie il vetro. Lo dico ai grandi, il comune di Bologna invece, che non è proprio il posto più in civile d'Italia, a luglio scorso ha ripristinato i cassonetti. Dice, ma come, la differenziata porta a porta è sacra. La differenziata porta a porta è una spesa enorme. Va bene un piccolo centro, va bene Snello, forse va bene anche a Grotte, non va bene in una grande città. Semmai metti i cassonetti, ma la gente poi conferisce sbagliato, di mettere delle camere, che oggi costano ben poco. E in centro lo puoi fissare in alto sui palazzi, è davvero difficile. O gli sparano, faccio una buona mira, oppure è difficile da Bologna faccio tutta la roba in pieno centro, quindi il sindaco e il comune giustamente hanno pensato di fare così. Il risparmio è stato enorme, hanno abbassato le tasse ai cittadini. Però tutto questo è fuori moda. Ora ragazzi, voi frequentate i social e sapete quanto i social ci influenzino, nel bene e nel male. Io li trovo splendidi come strumenti di comunicazione. Riesco a fare sapere ai miei parenti cosa faccio, per esempio senza infinite telefonate. Guardano internet, guardano Facebook, noi anziani su Facebook. E guardano Facebook e si fanno l'idea di che cosa io faccio. Però, d'altra parte, i social sembrano fatti apposta per veicolare idee prefabbricate. Ora vi faccio due domande, però rispondetemi per favore. Secondo voi ci sono oggi più boschi di 50 anni fa o meno? Tutti d'accordo? E perché secondo voi? Erano tagliati, gli incendi. Ragazzi, in Italia non ci sono mai stati tanti boschi oggi se non nell'Alto Medioevo. L'Italia è coperta di boschi. Il panorama di queste montagne è qua dietro. Quando ero bambino io ancora, e io ho 57 anni, quindi, erano totalmente brulle. E i boschi sono aumentati perché è diminuita l'agricoltura, perché oggi solo il 2,7% degli italiani si dedica all'agricoltura, molte cose le importiamo, ma comunque la produttività è talmente aumentata, con i trattori, che c'è bisogno di pochi contadini, anche di meno terreni, i terreni meno attivi, come si dice, vuol dire quelli più sviluppati, non vengono più coltivati. Io sono messinese, la mia zona, se qualcuno di voi ci è mai passato, è tutta a scendere sul mare così. Quando ero ragazzino era tutta terrazzata, ogni terrazzo si coltivava l'albero di arancio, di olivo. Oggi è tutta liscia e boscaglia, perché non vale più la pena coltivare le terrazze. Costa molto fare le terrazze, lo capite? Non ci puoi andare col trattore, devi andare a mano. E se l'arancia mi arriva da Ribera, è tutta pianeggiante,
un prezzo accettabile, io mi compro l'arancia di Ribera, non c'è bisogno che coltivo il rosso da serpi, come si dice in siciliano, no? Si dice anche qua, però. No, non è messinese, non è messinese, il terreno è così scosceso che pure le serpi popolano, ecco. Non ha senso. E allora perché voi credete che ci sia meno posto? Immagino che crediate anche che ci sia meno fauna selvatica, meno lupi, per esempio. Io sono un amante della natura, quando ero bambino papà mi regalò, il mio papà, l'enciclopedia degli animali. Seguivo Fulco Patesi, mi informavo. C'erano 200 lupi censiti in tutta Italia, oggi sono migliaia. La natura sta riprendendo il sopravvento, ma su internet si spiega che stiamo uccidendo il pianeta. Ed è una fissazione, non ne uscire. Si spiega che i rifiuti sono male in sé, e lo si dice in maniera ossessiva, e tante altre cose che non è che non siano vere, ma che sono diverse da come vengono raccontate. Ci vuole complessità, per questo andate a scuola. Il pensiero semplice non funziona, la realtà è complessa persino l'organizzazione di una cena di scuola, di una andata in pizzeria, lo sapete. Se vi organizzate per la cena di fine anno in pizzeria, uscite matti. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, figuriamoci organizzare un servizio di rifiuti in tutto il paese. Ecco perché dovete studiare, perché la realtà è complessa. E nel mondo ci saranno due categorie, o siete categorie, quelli che capiscono le cose e quelli che non capiscono e subiscono soltanto. Questo ovviamente vale anche per i grandi. Seppure noi, quando votiamo, ci facciamo influenzare dai luoghi comuni. Voteremo come a Milano, che il diesel Euro 5 non può più entrare in tutta la città, mentre il benzina Euro 5 sì, e consuma e inquina di più il benzina Euro 5. O comprerete per la polizia macchine ibride, con il risultato che non si caricano mai perché non c'è il tempo, sono sempre in giro, e consumano di più quando hanno il peso delle batterie, ma ibrido è bello, e quindi facciamo bella figura col cittadino. Noi dobbiamo essere, noi che amministriamo, dobbiamo essere particolarmente coraggiosi, perché oggi è difficile andare contro il corrente. Il vostro compito è quindi reso ancora più difficile da questa nuova realtà, oltre al fatto che è davvero un culo per quello che sai, oltre al fatto che è difficile amministrare un comune a tutti i livelli, a livello del dipendente, a livello dell'APO, a livello del consigliere, perché i consiglieri non amministrano direttamente, sì, ma la giacca gli viene tirata ai consiglieri ogni giorno fanno la strada, viene tirata come anche con violenza talvolta. E così quello degli assessori, del Presidente del Consiglio, del Sindaco, sono compiti difficili, compiti che richiedono una grande abnegazione, che io riconosco in voi, e ai quali chiedo soltanto, soprattutto ai dipendenti, che sono i miei colleghi, lavoratori pubblici dipendenti, chiedo di avere sempre occhio al risultato e non alla regola. La regola non è come una ricetta di cucina. Uno prende una ricetta, la segue, e bene o male viene fuori la pietanza. Certo, se hai un po' di creatività e la mano giusta viene più buona. Ma bene o male una cotoletta ci esce, seguendo la ricetta che si trova sul libro di cucina o su internet. La legge non è fatta per questo. La legge pone dei vincoli, dei limiti. L'obiettivo della scuola è la didattica, è l'insegnamento. Poi hanno delle regole, ma non è che se loro applicano le regole viene fuori l'insegnamento. Esistono o non esistono professori più bravi di altri perché hanno una particolare capacità nel comunicare le nozioni, però sta nella legge. No, la capacità didattica non sta nella legge, il programma sta nella legge. Allora uno prende il programma e legge pagina su pagina, gli alunni scappano, almeno con la testa, se non possono scappare così. Parliamo del comune, uno prende tutte le regole scritte nel testo unico elettorale, le applica e c'è il buco nella strada, c'è qualcuno ufficio tecnico qua, la strada rimane col buco. Bisogna applicare le norme, certamente rispettarle, ma sono dei vincoli, ricordatevelo sempre. E sono dei vincoli perché chi gestisce i soldi pubblici non gestisce i soldi suoi. Uno è libero di consumare i propri soldi nel peggiore dei modi, ma non è libero di farlo con quelli pubblici, quindi deve seguire le regole, ma ricordatevi che quelle regole sono dei vincoli. L'obiettivo è l'obiettivo più bello del mondo, concludo con queste parole. Tanto di cappello a chi fa le scarpe, a chi fa il cibo, al ristoratore, al ciabattino, eccetera. Ma il lavoro dei comunali e dei pubblici in generale è nobilissimo, perché il vostro risultato, sapete qual è? La serenità della gente. Quindi c'è chi produce scarpe, c'è chi produce Coca-Cola, voi producete la serenità delle persone. Non voglio dire la felicità, che mi pare esagerato, ma la serenità sì. Grazie.
sempre dover dire delle cose. Col sindaco condividiamo delle cavolate sostanzialmente, però questo ci rende più assolutamente dei guai. Come fate voi comunque, lo prendo dal mare per tanta pulizia. Abbiamo dei bei palazzi, dobbiamo utilizzarli.